piacere che siete venuti qua, questo è un po' il momento di lancio di nuova gestione, anche se bisogna dirlo, il progetto è partito ormai da diverso tempo. Era infatti quasi un anno fa quando, insomma, nel corso di alcune riunioni dell'associazione Sguardo Contemporaneo, abbiamo pensato che era un po' anche il tempo di ripensare un po' la nostra attività e la nostra tipologia proprio di impegno e dare vita ad un progetto che riuscisse a conciliare il nostro interesse, la nostra passione per l'arte contemporanea, ma cercando anche di in qualche modo di estenderla e di avvicinarci anche a pubblici, a contesti diversi. E così siamo partiti da una problematica, possiamo definirla in questo modo, che è insomma, riscontrabile quotidianamente, che è appunto la presenza di negozi sfitti. Insomma, basta passeggiare a Roma, a prescindere dal quartiere, per insomma, riscontrare una quantità di locali d'uso commerciale appunto senza una destinazione d'uso. E questo insomma ci permetteva da una parte di in qualche modo assicurare, trovare degli spazi per far esprimere degli artisti emergenti, dall'altra anche di trovare anche un modo per riattivare un po' questi spazi vuoti e poi anche insomma, un po' nel piccolo di riqualificare un po' anche l'area, insomma la zona, il quartiere dove questi quartieri si trovano e da ultimo anche quello di avvicinare appunto i pubblici che non sono quelli che vanno magari nelle gallerie o nei musei o nei luoghi deputati dell'arte. E, insomma, il progetto ha avuto una gestazione abbastanza lunga e diciamo, a partire dalla scelta degli artisti, un aspetto a cui teniamo molto perché tocca il merito artistico da una parte, ma insomma, la scelta è stata anche un po' lo specchio proprio del progetto, visto che gli artisti non sono stati scelti solo in base ai loro curricula, ma che comunque sono assolutamente ricchi e importanti, ma proprio per la capacità che hanno di interagire con pubblici e contesti diversi. E quindi appunto poi i sei artisti che sono Elisa Strinna, Marco Bernardi, Luana Perilli, Lino Strangis, Margherita Moscardini e Angela Azzurlo hanno poi risposto infatti insomma in maniera molto alla grande, insomma un grande entusiasmo. E poi ecco, c'era la problematica del quartiere, visto che non era scontato anche che insomma, un quartiere, una realtà poi accettasse insomma, un intervento così in qualche modo esterno. E così abbiamo avuto la fortuna di incontrare l'associazione Punto di Svista, che qua rappresentata da San Salvatore, possiamo dire, che ci ha proprio introdotto gradualmente all'interno del quartiere e ci ha fatto conoscere anche appunto i locatari con i quali poi abbiamo stretto contatto. E devo dire che appunto i locatari sono stati molto aperti nel venirci incontro, nel capire, nello sposare proprio il progetto. E certo, poi insomma il quartiere, il Quadraro si prestava molto bene, proprio naturalmente, era naturalmente una predisposizione proprio naturale per accogliere un progetto del genere, sia per la sua conformazione urbanistica, ma proprio anche per la memoria, il tessuto storico, proprio anche per la gente che lo vive. Infatti anche insomma, Punto di Svista è un'associazione assolutamente impegnata proprio nel territorio e hanno accettato proprio di introdurci nel quartiere. Poi vabbè, insomma, ringraziamento grande così va anche proprio alle istituzioni che ci hanno sostenuto e supportato. E è stato, cioè, la cosa migliore è stata proprio incontrare persone dotate di una sensibilità veramente rara. E, insomma, Paolo Masini, quando abbiamo presentato il progetto, che era appunto poco più di un pezzo di carta, fin da subito si è entusiasmato e ha deciso proprio di sposare la causa. Ma anche appunto Gianmarco Palmieri, rappresenta il decimo municipio e il sesto municipio, governiamo pure là, sconfinato, sesto municipio, scusate, insomma è stato di grande aiuto. E beh, che dire, gli artisti hanno già effettuato dei sopralluoghi e non sarà difficile vederli poi qua in zona in questi mesi, nel tempo che ci separa dall'8 febbraio, che sarà l'inaugurazione proprio di nuova gestione del progetto.
E niente, diciamo che ecco, crediamo che sia un progetto importante, probabilmente non cambierà magari insomma, la vita delle persone, però crediamo che in qualche modo possa essere un segnale, uno stimolo in una direzione di apertura e anche di allargamento proprio dei linguaggi insomma, dell'arte contemporanea. Quindi approfitto, passo la parola appunto a Gianmarco Palmieri che insomma, aveva un po' di fretta. Quindi. Grazie. Grazie a voi, buonasera e beh, innanzitutto grazie sia per l'invito a questa serata ma soprattutto grazie e complimenti per aver individuato il Quadraro come sede per questo progetto. Si diceva all'inizio, insomma, non è così scontato che ci sia un'accoglienza favorevole da parte di questo quartiere. Ecco, invece voglio dire, quando si viene in questo quartiere con delle idee belle, delle idee positive, delle idee anche coinvolgenti, abbiamo scoperto in questi anni che si trovano sempre le porte aperte, si trova grande sensibilità da parte dei cittadini e grande volontà anche di partecipare a un progetto per il rilancio, il recupero del passato, del presente e del futuro del quartiere. Questo progetto peraltro si sposa straordinariamente bene con un'idea che noi insieme anche all'Associazione Punto di Svista insomma abbiamo in qualche modo covato in questi mesi e che vorremmo poi portare avanti con il contributo di tante persone, insomma io chiaramente credo che già abbiate avuto modo di parlarne, ma è un invito anche formale questo a lavorare insieme per fare del Quadraro un grande museo d'arte contemporanea a cielo aperto, insomma questa è la nostra ambizione, perché è un quartiere che ha una storia importante, è un quartiere che su quelle radici fonda anche il suo oggi e che crediamo anche partendo da quell'evento, dal rastrellamento del Quadraro, quindi da quella memoria, da quel ricordo, possa guardare al futuro e guardarlo il futuro attraverso i diversi linguaggi che l'arte contemporanea può mettere a disposizione. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per poi il proseguo dell'iniziativa, insomma vi ringrazio ancora per l'invito e vi ringrazio per aver scelto il Quadraro. Sappiate che su di noi, sul Sesto Municipio, come su tutte le realtà associative del territorio, sicuramente potete contare. Ci sono poi anche all'interno dell'amministrazione comunale persone straordinariamente sensibili come Paolo e credo che insomma dalla sinergia che noi abbiamo quotidianamente con persone appunto come Paolo in qualche modo riusciamo anche a far fare qualche passo avanti in situazione e in una condizione in cui fare dei passi avanti non sempre è semplice all'interno di questa città. Io innanzitutto vorrei ringraziare voi perché insomma questo è quello, ognuno può essere pure bravo ad amministrare ad essere sensibile, ma poi se non trova gli interlocutori giusti poi è difficile cercare di far capire e di costruire soprattutto un'altra idea di città. E appunto quando Saverio insieme agli altri dell'associazione sono venuti a proporre il progetto l'ho trovato subito geniale, credo sia davvero geniale. E credo che chi si occupa di cose pubbliche, chi amministra la cosa pubblica, la cosa che deve fare è, quando ci sono determinate persone, determinate situazioni, mettersi a disposizione. Perché io credo che chi amministra debba dare l'opportunità, poi uno cammina con le proprie gambe, se è capace va avanti, però l'amministrazione deve essere in grado di dare appunto gli strumenti, di dare l'opportunità. E penso sempre che se a Mozart non gli avessero messo davanti il pianoforte, chissà adesso no, magari all'epoca, che lavoro avrebbe fatto e che fine avrebbe fatto. Perciò bisogna in qualche maniera incentivare e dare quegli stimoli e anche quel sostegno a volte economico che serve poi per fare l'iniziativa. Perciò questa iniziativa rientra proprio in un'altra, quella che io dico, un'altra idea di città e mi fa piacere che sia finita poi, perché poi quando l'abbiamo pensata all'inizio non sapevamo nemmeno come dove sistemarla, che sia finita al Quadraro, che sia finita in un bel municipio amministrato bene da un presidente giovane e bravo come Gianmarco e che non fa mai male perché poi
l'alternativa è la cassa all'anticassa, non l'antipolitica, perciò quando si governa bene la politica è poi lo strumento giusto per, no? Per gestire la cosa pubblica. Pertanto in bocca al lupo a tutti noi, io credo che sia davvero talmente generale questa idea che sarebbe da esportare. Io ne ho parlato già con alcuni consiglieri di altre città importanti italiane e vediamo appunto dall'8 febbraio come gestirla anche dal punto di vista, diciamo, mediatico. Ieri intanto abbiamo fatto una piccola apparizione a Radio Città Futura dove ne abbiamo parlato, ma credo che insomma con l'aiuto di tutti in un quartiere così bello, come dicevamo prima, anche dal punto di vista storico, molto, mi occupo molto di memoria e quando si fanno cose in posti storici con un valore intrinseco che si respira come al Quadraro, di valori anche rispetto e soprattutto rispetto agli anni della liberazione, credo che ci sia sempre quel valore giusto che fa bene a una città come Roma. Perciò bocca al lupo a tutti noi, credo che faremo un po' di strada insieme. Grazie. Un saluto doveroso di Salvatore. Beh, insomma, io sono Salvatore Salveri dell'Associazione Punto di Svista. Se avete frequentato loro sicuramente avete sentito parlare di noi. Diciamo che io da un po' di tempo sono più o meno il portavoce di una parte di questo quartiere, non di tutto. E questo è un quartiere molto particolare che ha molte storie, che ha diverse storie, e l'idea di continuare queste storie con l'arte contemporanea è un progetto a cui crediamo attraverso la promozione di diversi progetti. Uno tra questi è questo di nuova gestione, di sguardo contemporaneo, che vivrà nel periodo in cui verranno c'è l'idea di fare del quartiere un museo a cielo aperto, appunto come diceva Gianmarco Palmieri, e questo museo a cielo aperto punta a far sì che l'arredamento urbano diventi un'opera d'arte sostanzialmente. A cavallo di questo c'è l'iniziativa di sguardo contemporaneo. Io ho conosciuto questi ragazzi di sguardo contemporaneo, chiedo pubblicamente scusa quando spesso insomma mi hanno chiamato, a volte non sono stato, come dire, pronto ai loro sollecini in alcuni casi, però credo di aver dato io e gli altri dell'associazione, per esempio Daniele stasera, e mi auguro e sono sicuro che insomma quello che stanno organizzando andrà bene. Quindi, due parole, non me l'ero preparato, insomma chi mi conosce sa che sono abbastanza spavaldo quando ho il tête à tête, quando parlo davanti alla platea non è sempre facile. Comunque in bocca al lupo, bravi. Diciamo che ecco, il momento era praticamente per salutarci, conoscerci, fare un aperitivo, insomma, alla fine. E fa piacere anche proprio condividere questo momento con chi ci è vicino, ci è stato vicino, chi ci è vicino, con chi ci sarà vicino. Quindi insomma, grazie di essere venuti qua e possiamo pure insomma iniziare a rilassare. Con un bicchiere di vino e ricordo l'inaugurazione l'8 febbraio 2012 qua a Quadraro. Grazie.